Maria quella sera rientrò a casa confusa, turbata, con un ritmo tumultuoso che le batteva nel petto. Doveva partire, ma non sentiva quella voglia irrefrenabile come le succedeva sempre per i suoi bellissimi viaggi. Avrebbe passato qualche giorno con la sua mamma. Quell'idea le diede forza. La forza di fare una doccia, consumare una velocissima cena di cibi takeaway conservati in frigo, preparare la valigia, riposare quelle poche ore che le restavano prima di farsi accompagnare dal suo autista al Guglielmo Marconi. Era stanca, spossata, di una spossatezza interiore, intima, mentale più che fisica. Si sentiva sperduta, disorientata, come una bimba. Del gusto raffinato per la bellezza che possedeva da sempre o dell'agio nobile e distinto nel quale aveva costruito le sue bellissime dimore. Enrico le aveva detto che quella palazzina era un gioiello di architettura Liberty costruito da Augusto Sezzani, uno dei più grandi artisti e architetti del secolo precedente. Le facciate, gli interni, gli arredi, le suppellettili, tutto disegnato e creato con un gusto che era paralizzante per Maria, che amava l'arte, la bellezza, la creatività, l'imprevedibile talento del genio. Quella casa, per lei, significava tutto questo. Enrico l'aveva imprigionata con la mente dentro quella dimora incantevole dove Maria si sentiva se stessa. Siamo in diretta nel salottino del Pietro Metropolitano. È un po' che stavamo in diretta, ma praticamente c'è stato uno scherzo a parte. Nessuno se non noi. Questa sera noi abbiamo Natalia Simonova, Andrea Giosse e altri artisti internazionali, perché parleremo di un progetto molto bello in tempo e altri mega. Natalia, attrice e regista, ci racconta che cosa è successo, perché è nato questo progetto, molto brevemente, e ci ridici il tuo aneddoto, e così introduci anche Andrea e brevemente facciamo un sunto. Perché... questo progetto, perché questa è la prima fase, prima parte del progetto, che poi alla fine vi sveglierò che cosa accadrà dopo. Invece Andrea Giostra, io già ho collaborato con lui perché io lo stimo moltissimo come autore, come persona, come anima gentile, quindi io ho già fatto una lettura, La bigliettaia, che ha avuto un grande successo, oltre, va bene, questa. Poi dopo la bigliettaia è buona. La bigliettaia è buona, io sottovalutata, pensavo bigliettaia, sta lì, prende i biglietti che strappa. Quando ho letto bigliettaia, ho detto, oh, madonna, poi con la Monica Bellucci. Ma sono... Adesso okay. Sì. No, dico, intanto le donne di cui io scrivo, racconto, sono donne siciliane. Oh. E quindi questa è una cosa già, un brand... da utilizzare mediaticamente proprio per fare in modo che le persone vengano in Sicilia e conoscano le nostre donne, poi se riescono ad avere relazione o meno questo è un altro discorso. Ma perché sono sono tutte focose così come racconti? Ma sono tutte storie, diciamo, vere, non è che sono storie inventate, quindi sono storie vere. Così, ma tutto dipende dalla relazione che si instaura tra l'uomo e la siciliana, diciamo così, tra l'uomo e la donna, quindi entra un'alchimia che è unica, non è che è replicabile, quindi dipende da tanti fattori che riguardano quella coppia, quindi se la coppia funziona sicuramente la donna siciliana così come anche l'uomo siciliano sono molto ben predisposti alla passione. Allora Thank you.
anche una taglia. E se gli Zalian con Haria, Natalia. If you have another part of project, then I will tell you. I love you. I love you too. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Grazie. Ciao. Bye bye. Thank you again. Bye bye. Un saluto da Roma. È stata già una cosa bellissima, perché abbiamo collegato come volevo io. Qual è il discorso? Palermo, Tbilisi, capitale della Georgia, Roma, e oggi ci è mancata Barcellona con Napoleone Albano. E quindi questo è bello del progetto, che sono quattro città capitali che ogni persona, artista, si esprime. Però la prima fase era nel momento del Covid, adesso si prosegue nella rinascita con un altro, diciamo, un'altra parte di questo progetto, che magari vi sveglierò la prossima volta. Semplicemente vi voglio accennare che la prima tappa dello spettacolo abbiamo pensato io, Gabriele, Napoleone, anche Andrea Giostra, a Palermo. Ah. Per dare omaggio quindi, a Palermo. Perché partiamo dalla base, dall'autore, da queste donne, che sarebbe Maria, che rappresenta. Perché Maria dice così, perché vivere significava tutto quello per Maria. Non avrebbe vissuto se le fosse stata derubata la possibilità di amare. Non avrebbe vissuto se le fosse stata derubata la possibilità di sperimentare le sue passioni. Non avrebbe vissuto. Sarebbe stata un'altra donna. Una donna derubata delle sue pulsioni vitali. Una donna derubata delle sue capacità di sperimentare le sue passioni travolgenti, devastanti. Una donna derubata della sua anima. Una donna morta. Quindi, per non far accadere questo, facciamo la seconda parte. Mai rubare l'anima. Sono persone così che improvvisano, che fanno, sono veramente degli artisti di strada, sì, ma degli artisti che potrebbero suonare in qualsiasi teatro del mondo senza nessuna difficoltà. Guarda, io conosco un trombettista cubano che viene dal conservatorio di L'Avana ed è un turnista molto richiesto, che di arte non è che si mangia proprio tanto, nonostante lui sia richiestissimo, e ha provato ad esibirsi a strada. Lui ha tirato un po' e alla fine ha trovato, se, te lo dico a te Natalia, soprattutto che stai a Roma, e sabato, mercoledì, giovedì, anche io il sabato, lo conosci Jimenez? E sta a Villa Borghese, sta a Villa Borghese lui. Riesco a fare questa operazione e a mettere online l'interpretazione della bigliettaia, tanto per rimanere in Sicilia,
perché questa ragazza, questa donna è una siciliana interpretata in 3 minuti, 4 minuti, insomma, perché dura più o meno questo tempo l'interpretazione di Natale, e quindi una piccola storia, è una novella, appunto si chiama Bigliettaia, una piccola novella di una donna siciliana interpretata da una artista italo-russa. Vediamo se riusciamo, Dammi il link su... La Bigliettaia di Andrea Giostra. Legge Natalia Simonova. Dalla finestra entrava una luce forte e accecante che colpiva lo specchio dove la sua immagine veniva riflessa. Il collo sottile e slanciato le donava un'eleganza innata, naturale. Le braccia lunghe e sode erano ritte lungo i fianchi curvi e sinuosi che traboccavano di femminilità. I seni erano alti e sodi, piccoli ma proporzionati, che immaginava presi da dietro con tanta forza da procurarle un intenso dolore mischiato ad un sublime piacere. Il pube era ricoperto da un fitto ciuffo di peli neri morbidi, ben rasati, che immaginava facili da spartire con dita lunghe e sottili per consentire alla lingua di insinuarsi tra le grandi labbra e scovare il clitoride che lentamente, ma progressivamente, si sarebbe indurito mentre veniva leccato e succhiato sempre più freneticamente. Le gambe erano lunghe e rese muscolose dagli esercizi che ogni mattina si costringeva con determinazione a fare in una piccola palestra ricavata accanto alla camera da letto. Di traverso, con lo sguardo obliquo puntato dritto nello specchio, si guardò il sedere tondo, sodo, brasiliano, alto e pronunciato che aveva fatto girare la testa a decine di uomini che se n'erano innamorati. Era quella la parte del suo corpo che la rendeva orgogliosa di sé più di ogni altra. Era il suo culo che la faceva sentire una femmina irresistibile. Erano quelle rotondità che amava e che la facevano sentire seduttiva. Erano quei due muscoli possenti e rotondi, costruiti con fatica in centinaia di ore di intensa palestra, che aveva reso così provocanti e voluttuosi, che le piaceva immaginare di sentirseli prendere voracemente con passione infuocata da due mani grandi e forti di pescatore di tonnara. Fu a quel punto che si fermò un momento, guardò i suoi occhi allo specchio, poi si infilò il vestitino nero molto aderente comprato la sera prima in una boutique del corso che delimitava la spiaggia nera. Le gambe e i polpacci, che non amava, erano scoperti. Come tutte le mattine, si recò in quell'ufficio bianco e arredato parsimoniosamente, con vecchi e antiquati mobili di rovere, a staccare biglietti per i turisti, che sempre più agitati e di fretta di là a poco si sarebbero imbarcati, chi per tornare sulla terraferma, chi per continuare le vacanze nelle altre isole di quel arcipelago puzzolente di zolfo e nero di una lava secolare che, ai suoi occhi verdi e profondi, ancora oggi appariva lurido e sporco.
bravissima. Mi stanno arrivando commenti in privato, vogliono l'indirizzo della bigliettaia. Questa la trovano questa bigliettaia perché è una donna che esiste a Vulcano. Vulcano è una delle isole delle Eolie e quindi è facile da trovare. Ah. Allora, siccome rare, ti metto in viva voce, forse facciamo prima così. Natalia. Allora, io intanto che fate questa connessione, mando un contributo di un personaggio che ho inventato che si chiama Ermacarena. Ermacarena, raccontaci una barzelletta, va. Barzelletta. E dai. Fammi pensare. Ah, guarda, c'è San Carabiniere, no? Carabiniere che va dal dottore e gli fa: dottore, mi sento tutto io. Ah, aspetti un attimo, si metta seduto che con lo stetoscopio vediamo che cosa c'ha. Dica 33. C'è una bella bronchite. Guardi, le segno questo sciroppo, me lo prende 2 volte al giorno e poi non fumi più di 10 sigarette al giorno, ha capito? Va bene, dottore. Allora, sto carabiniere prende e se ne va e dopo un mese ritorna peggio di prima, afo, non si sentiva niente, arriva dal dottore e fa: dottore, mamma mia, che è successo? Un bacio. Dice: ma lei ha fatto quello che ho detto? Certo. Ha preso questo sciroppo 2 volte al giorno? Sì. E mi ha fumato massimo 10 sigarette al giorno? Sì. Ma scusi, ma prima quanto fumava? Non ho mai fumato io, dottore. Ha capito, sì? Ha capito. Ragazzi, allora è stato un grande piacere. Io a questo punto vi saluto perché ho paura che ancora cade la linea. Grazie a tutti, grazie Natalia, grazie alla tua amica artista Giorgiana e grazie soprattutto a Giuseppe, il poeta metropolitano, di averci ospitato nel suo salotto virtuale. E speriamo di vederci con questo progetto a Palermo la prossima stagione. Grazie. Saluto Andrea, saluto Natalia, tutti gli artisti giorgiani. Vi ringrazio a voi di avermi onorato nel mio salottino. E che dire, andiamo a Palermo, facciamo questo progetto che ormai ci credo troppo. Per cui io già sto lì con Scacciapensieri. No, capito? Ciao Natalia, grazie. Grazie Andrea, buonasera, grazie. Saluto tutti qui i visitatori, Maria, Antonella, Sabrina, Barbara, Werner, grazie a tutti, Loredana, Antonella, scusate per l'audio, ci sono stati dei problemi questa sera, purtroppo il virtuale è così. Speriamo adesso noi monteremo un po' questo video, cercheremo di prendere soltanto i pezzi che si sentivano molto bene per cercare di restituire un qualcosa di un po' più professionale e lo condivideremo domani, penso, speriamo domani. Grazie Antonella ancora a te e buonasera a tutti dal Poeta Metropolitano. Seguiteci su YouTube e andate a vedere altri Bega dove c'è il contributo del testo di Andrea Giostra recitato da Natalia e musicato dagli artisti internazionali georgiani. Seguite anche la pagina del Poeta Metropolitano e devo pubblicizzare per forza, perché è una mia creatura di Cristian Giallini, la pagina dei Sotterranei. Vi aspettiamo. Siamo in prossimità delle vacanze e credo sia l'ultima diretta prima delle ferie e ci rivedremo a settembre. Grazie a tutti, vi voglio bene e il Poeta Metropolitano. Ciao.